Nel Bari e nel Venezia assenze di rilievo, riflettori puntati sui tandem offensivi. Nel Bari, partner di Cassano, il cileno De Gregorio al debutto in Italia. Nel Venezia, attenti a Ganze e Maniero che hanno messo al tappeto la Lazio. De Gregorio e Cassano si cercano subito, ma la difesa del Venezia non si fa sorprendere. Replica il Venezia con una fuga di Valtolina e un gran diagonale che termina sul fondo. Risponde il Bari con Del Grosso, tiro oltre la traversa. Al 27esimo il primo gol, rimessa con le mani di Del Grosso, palla Perrotta che con un tocco abile mette alle spalle di Konzel. È il primo gol di Perrotta in campionato e in Serie A. Il Venezia replica con una volée di Ganz, bravissimo Mancini a deviare in calcio d'angolo. Insiste la squadra veneta con il giapponese Nanami che non riesce però a centrare la porta. Il tempo si chiude con un tiro di De Gregorio che Konzel neutralizza in due riprese. E passiamo al secondo tempo. Nel Bari entra Enninaia al posto di De Gregorio. Il cross di Collauto, il giovane nigeriano mette in apprensione la difesa del Venezia. Venezia che non si scompone, parte in quarta, gran tiro di Valtolina, ancora una volta bravo Mancini. Sugli sviluppi dell'angolo è l'ex Volpi ad impensierire il portiere barese, che comunque è ben piazzato. Cassano gli fa spazio e Enninaia, il tiro respinto da Konzel. Poi Cassano stanco esce, ma anche oggi molto bravo. Al suo posto entra Olivares. E c'è una girandola di sostituzioni, Spalletti fa entrare Budan e Pedone, un altro ex del Bari, al posto di Berg e Valtolina. Risponde Fascetti inserendo Ferrari, un difensore, per controllare Budan. Ed è proprio Budan che è lanciato verso la porta avversaria e viene fermato da Ferrari e Garzia. Protestano i giocatori del Venezia, Bolognino è ben appostato, ma rivediamo l'intervento di Ferrari su Budan. Poi al 40esimo il secondo gol del Bari, punizione di Collauto e Enninaia mette in rete di testa. La seconda rete in Serie A per il 18enne nigeriano. Rivediamo il gol di Enninaia. Bello l'anticipo sul difensore del Venezia. Ancora un spunto di Enninaia al tunnel a Luppi, poi messo giù da Volpi, calcio di rigore. Tira Anderson e realizza il terzo gol in questo campionato, lo svedese. Spalletti immerso nei suoi pensieri, mentre Cassano ed Enninaia si abbracciano felici.